Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre Giulio di Musco e Vita. È domenica mattina, oggi è una giornata abbastanza tranquilla. Devo imparare veramente a rilassarmi nel weekend, perché di solito se no continuo a fare i programmi, continuo a sentire i clienti, continuo a fare tutte queste cose e poi non riesco veramente più a avere una pausa per me stessa, proprio da prendere, da rilassare la mente. Quindi oggi invece facciamo un allenamento in palestra. Dovrebbe essere push di ipertrofia, quindi c'ho panca piana, c'ho spalle, c'ho tricipiti, tutto un po' più nelle ripetizioni un pochino più alte, quindi tra le 8 e le 10 ripetizioni. Intanto mi sto facendo il primo pasto. Ho qua una mela, una banana, ho fatto qui in realtà una limonata. Sto iniziando la giornata con l'acqua e il limone e mi sto sentendo veramente molto bene, non sto praticamente consumando caffeina. E qua c'ho anche il protein cookie per 40 grammi di proteine. Questo qua l'ho messo 20 secondi al microonde e esce buonissimo. Quindi il primo pasto è leggero perché non mi piace appesantirmi, però devo consumare qualche caloria perché sto mangiando intorno alle 3500 calorie. Quindi se salto il primo pasto diventa un po' tosto fare il digiuno intermittente ad esempio, proprio perché poi sennò devo consumare veramente troppe calorie tardi nella giornata. Quindi questo è tutto. Io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione, lasciateci un like se vi piace questo vlog e iniziamo. Ragazzi, mi sto preparando il mio pre-workout prima di andare in palestra. Ho due prodotti di pre-workout che mi piacciono particolarmente. Uno è il Deep Pre-Workout Pro e questo è il gusto limone. Il secondo che no è il Face Tech, che è praticamente il pre-workout di MyProtein più avanzato e al gusto orange mango. Se non volete comprare il pre-workout non ci sono assolutamente problemi, vi fate un caffè, vedete col caffè come vi sentite, se andate meglio oppure no, sempre queste cose da testare in pratica. Comunque ecco il pre-workout e ce ne andiamo in palestra. Eccoci, bentornati con un altro voiceover. Se vi sta piacendo questo video, ragazzi, vi chiedo di lasciarci un like, mi aiuta molto. Detto questo, inizio l'allenamento con questo percorso di riscaldamento / mobilità. Ragazzi, salvatevi questo percorso perché da quando lo sto facendo devo dire che sto progredendo di carico. Non sarà l'unica cosa, però veramente attiva tutti i gruppi muscolari. Se siete un pochino stanchi, siete stati molto seduti al lavoro o a scuola e non siete molto carichi, fate questo percorso, lo fate due o tre volte, vi riscalda tutto il corpo e siete pronti per affrontare l'allenamento. Questa è la mia giornata di push ipertrofia, quindi è quella meno pesante, c'ho i carichi un pochino più leggeri, qua c'ho 32.5 kg al lato, quindi per un totale di, facciamo un po' di matematica, 85 kg mi sembra, e ho fatto dalle 8 alle 10 ripetizioni. Ho fatto 3 serie di questo movimento. Per quale motivo ho iniziato a fare la panca piana? Se voi state seguendo i video sapete che in realtà stavo facendo i manubri. Però sono arrivato a fare 45 kg di manubri al lato e stavo iniziando a diventare, come dire, avevo quasi paura di prendere sui manubri perché 45 al lato non li ho mai presi. Quindi di conseguenza è solamente in un aspetto di logistica che praticamente ho deciso di lasciare i manubri come secondo movimento e passare di nuovo alla panca piana, anche perché il mio obiettivo era di portare la panca piana a fare 100 kg per 8 ripetizioni entro la fine di quest'anno. L'avevo detto su Instagram, se mi seguite là lo sapete. Quindi sostituisco col primo movimento panca piana invece dei manubri, secondo movimento questo sempre overhead press. I due movimenti principali che consiglio per le spalle sono o questo overhead press da in piedi, che non solo va a allenare le spalle, ma è un ottimo movimento composto multiarticolare perché allenate tutti i muscoli del corpo, che dovrete creare quella posizione stabile, quindi allenate gli addominali, il TVA, allenate le gambe, allenate il lower back, praticamente allenate tanti tanti gruppi muscolari ed è un ottimo movimento. E io consiglio o quello lì in piedi oppure quello seduto con i manubri, che in teoria potrebbe attivare maggiormente anche il deltoide laterale, quindi può aiutare se siete un po' indietro col deltoide laterale. Passo poi al terzo movimento della giornata e qua mi vedete fare appunto i manubri sempre su panca piana, quindi questo di solito era il mio primo movimento, invece adesso è diventato il terzo movimento, così che posso usare dei manubri questi qua sono 32.5 kg al lato, che non mi fanno paura perché quelli da 45 kg, mamma mia, facevano abbastanza paura. Vabbè, terzo movimento, come avete visto là,
panca piana con i manubri. Ho fatto, mi sembra, tre serie, anche lì da 8-10 ripetizioni. Passo poi per movimento con i tricipiti. Se non l'avete mai provato con la doppia corda, vi permette un'estensione maggiore del tricipite, praticamente, perché non siete bloccati dalla lunghezza della corda. Potete decidere voi se volete impugnarla più in alto o più in basso, e potete veramente stendere tutti i tricipiti. Qua mi vedete che mi sono un attimino accovacciato, perché dovete sentire che lavorano i tricipiti, quindi quella è la cosa più importante. Potete modificare un po' la vostra forma, ma la cosa importante, fondamentale, è che lo sentite sui tricipiti e non tipo sulle spalle o sulla schiena, che non inarcate, che ne so, appunto, la schiena, queste cose qua. Passo poi ai cable flies. Come vedete, faccio parecchi movimenti per il petto, però in realtà le serie sono basse, quindi qua ho fatto solamente due serie da 12-15 ripetizioni. Qua non sto usando le maniglie normali, stavo usando praticamente quelle che usano le ragazze per fare i glute kickbacks ai chiavi. Praticamente mi permette un'azione della mano e lo sento meglio sul petto. Quindi anche lì vedete un po' gli accessori che ci avete, vedete, scegliete quello che sentite maggiormente nel target muscle. Finito poi col fare questi kettlebell lateral raise, sono come se fosse con i manubri, semplicemente il peso è un attimino distribuito diversamente. Provateci, se non ce l'avete, provate con i dischi. E questo è il physique update, 81 kg, ve lo lascio per voi. Ragazzi, mi sto facendo il pasto post workout, ho deciso di farmi un po' di riso come faccio sempre al microonde. Questo però è Thai Jasmine, che non ho mai provato, anche di una marca che non ho mai provato, vediamo un po' com'è. E ci faccio il lean mince, quindi il macinato magro di tacchino, che non lo provo da un sacco di tempo, mi è venuta voglia quando l'ho visto appunto al supermercato, ho deciso di prenderlo. È un pasto, diciamo, voglio essere sicuro di prendere i carboidrati e le proteine, sono molto semplice, non vado ad aggiungere salse né niente, io sono uno semplice, però ovviamente se voi volete ci potete mettere del limone, dell'olio, salsa di soia, spezie, quello che volete. L'importante è ricordarsi, soprattutto che state in definizione, di tracciare tutto quello che usate, anche olio o altre salse che usate per cucinare. Voilà, pasto post workout alla grande. Devo veramente forzarmi a mangiare, ma diciamo che mi sono abituato adesso e ho praticamente abbastanza fame, quindi mangio questo. Le uova, ragazzi, sono ottime. Sto facendo le uova alla coque col pane integrale, ce lo puccio dentro. Uno snack pazzesco, ve lo consiglio. Ci mettete 5 minuti se, sia di mattina che post-workout. Post-workout è anche quando mi prendo la mia creatina monohydrate, 5 grammi al giorno. Quando vi allenate, se ci riuscite col pasto post-workout, è l'unico integratore che praticamente è stato dimostrato che può veramente aiutare con la crescita muscolare, quindi io lo consiglio se potete. Non BCAA, aminoacidi, queste cose qua sono, no, raga, non le prendete. Prendete l'unico su cui investirei, sono un po' di proteine in polvere, se non riuscite a colpire il vostro obiettivo proteico semplicemente con cibo solido, e la creatina, questi sono veramente essenziali. 5 grammi al giorno col pasto post workout. Ah, raga, solo per farvi capire che tempo inglese ci abbiamo, sta grandinà. Ragazzi, volevo concludere qua il video, so che siamo rimasti in pochissimo verso la fine. Vi ringrazio veramente tantissimo del vostro supporto sui commenti, like, anche semplicemente una visualizzazione. Non sapete quanto mi rende felice che i video stanno andando bene, che vi stanno piacendo e che il canale piano piano sta crescendo, e questo è anche praticamente grazie a voi, quindi vi ringrazio tantissimo. Come avete visto oggi, physique update, diciamo che una via di mezzo. Sono felice perché sto diventando molto forte, sono un po' infelice perché non si vede e non traspare così tanto nella telecamera, almeno io quando mi rivedo dico non sono poi così tanto grosso, però di forza sto crescendo, il peso sta aumentando e questo mi fa credere nel percorso. Sono arrivato a 81 kg, non sono mai stato così pesante e soprattutto non sono mai stato che avevo ancora le vene, che avevo ancora praticamente le spalle che escono fuori con un bel pump. Praticamente non sono mai stato così definito, tra virgolette, a un peso così alto, il che mi rende molto felice di questo percorso di massa di quest'anno. Speriamo che se poi in futuro taglio un po' le calorie e magari torno un po' un attimino giù col body fat, vediamo effettivamente i progressi muscolari che abbiamo fatto e se ci saranno miglioramenti. In teoria, se il percorso funziona come dovrebbe funzionare, dovrei vedere molti molti progressi. Quindi, come vedete, sono molto contento. Credi nel percorso, perché se il peso sta aumentando, la forza sta aumentando, molto probabilmente sta aumentando la massa muscolare, perché se no, che cos'altro riesce a creare la tensione meccanica per sollevare il peso? Il grasso no, quindi per forza il muscolo. E come altra cosa,
Di solito voglio dare delle raccomandazioni per quanto spingere il bulk. Di solito, se voi non riuscite più a vedere gli addominali con una luce buona, allora lì è il momento di un attimino rivalutare e dire: guarda, forse devo fare un mini cut, perché se arrivo proprio che sotto luce buona con gli addominali contratti non riuscite a vedere niente, vi state spingendo un po' troppo in alto col body fat. Quindi adesso io penso di mantenere un attimino il mio peso attuale, non spingo più in alto le calorie. Se vedo che la tartaruga mi scompare del tutto sotto luce buona, allora farò un mini cut. Quindi questo magari è in programma per le prossime settimane, ora vedo. Detto questo, questa è la fine del video, vi ringrazio tantissimo, spero vi stia piacendo e ci vediamo nel prossimo. Ciao, grazie ancora. So how does it feel to let go?